Allora, signor sindaco, cosa bolle in pentola? E la prima domanda è, visto che è il periodo, diciamo, cruciale per il PNRR, che se questo termine che prima o poi ci riusciremo a digerirlo, questo acronimo che riusciremo a digerire, è intanto cosa bolle in pentola sul piano del PNRR nel comune di Bondeno. Intanto, buongiorno Lorenzo, buongiorno Team Web. Buongiorno, Sì, PNRR sono uscite i primi bandi e come Comune di Bondeno abbiamo candidato sulle scuole, la scuola media Bonatti di Bondeno e l'adiacente palestra per circa 2 milioni e mezzo di euro per un efficientamento energetico. Abbiamo candidato il polo dell'infanzia, sia il nido che la scuola dell'infanzia per 1.200.000 euro anche lì per l'efficientamento energetico e anche l'ampliamento della scuola dell'infanzia per avere degli spazi ancora più idonei e più funzionali per i nostri bimbi più piccoli. Infine, alla scuola elementare di Scortichino abbiamo candidato la realizzazione di una palestra scolastica per 775.000 euro, la scuola nuova antisismica realizzata appunto dopo il terremoto del 2012, che attualmente non ha una palestra per i bimbi che sono costretti ad andare nella palestra parrocchiale che è a circa 600 metri d'applesso. Poi invece sulla linea dei ponti Ci abbiamo arriviamo già tra un candidato. attimo, ci arriviamo tra un attimo perché ti volevo chiedere qualche cosa Prego. relativamente. La palestra di Scortichino avrà anche una caratteristica, diciamo così, di polifunzionalità, se non ho capito male. No, non adesso esclusivamente Ah, una ecco. palestra scolastica. Quindi Infatti la solo nostra esclusivamente per l'utilizzo scolastico. dimensioni scolastici, non può essere una palestra normale, avrebbe un posto completamente diverso. La palestra, diciamo, polifunzionale come quella che accenni tu, non, con i relativi spogliatoi, si aggira attorno a 1 milione e 8, 2 milioni e 2 a seconda di come la si vuole realizzare. E questo tipo di finanziamento non la consentiva. Non lo consentiva. Quindi è una palestra dedicata al plesso scolastico. E poi una candidatura non è assolutamente certa la Sì, ecco, realizzazione. vabbè, è un cappello che facciamo sempre. Come si dice, ci proviamo se ce li danno, Esatto. se ce li danno, anche perché comunque, ecco, anche questa è una cosa che ripetiamo sempre, quando parliamo di PNRR, va sottolineato che stiamo ragionando di un campo d'azione ben preciso, cioè le linee del PNRR non è ti diamo soldi per tutto, te li diamo su determinati capitoli, ecco. Quindi la Decisi, scuola tra e l'altro, con bandi che possono avere un respiro provinciale, ma la maggior parte sono o regionali o addirittura nazionali. certo. Quindi più allarghi il campo e più le probabilità, insomma, si assottigliano. Comunque, Benissimo. sempre su queste candidature ci tengo a dire perché Bondeno è un paese d'acqua, quindi solcato da molti fiumi e canali. Abbiamo candidato tempi addietro il Ponte Beli, eravamo addirittura 3 millesimi in classifica, poi con l'uscita del PNRR hanno pescato tutta questa graduatoria e quindi è un ponte, insomma, che unisce due parti della frazione di Santa Bianca e è anche un valore, se si vuole, anche artistico e storico importante, e quindi il potere di Santa Bianca è stato il primo ad essere candidato, diciamo, in automatico. Invece, scelto da noi, c'è una risistemazione generale del ponte di San Giovanni. Anche questo è in pieno centro a Bondeno Capoluogo e unisce una delle tre parti che del Capoluogo, che è appunto il quartiere di San Giovanni. Abbiamo messo 900.000 euro per fare una manutenzione preventiva, in modo da non trovarci magari fra qualche anno a dover spendere 2 milioni di euro. E soprattutto vogliamo puntare su una migliore mobilità green. Per fare questo, nella manutenzione abbiamo previsto la realizzazione di una passerella ciclopedonale per poter appunto unire la già esistente ciclabile che c'è sia da un lato che dall'altro del fiume sull'argine e agevolare quindi l'attraversamento anche a tutte le famiglie da e per il quartiere di San Giovanni. sorrido perché quello, per chi conosce un po' la favola, è il famoso ponte del Capirissim, è il famoso ponte in cui all'atto della creazione del mondo a Dio sarebbe caduto il famoso sacco del sapere ed è cascato proprio in quel punto lì. Quindi è un ponte Sapere o del non importante. sapere, ecco, certo, Ecco, a è seconda un di come si ponte può interpretare la favola, importante. Ecco, assolutamente. c'è leggenda, ovviamente, leggenda. Poi c'è Poi c'è il Scortichino. ponte di Scortichino che è in coproprietà stranamente con la provincia di Modena. Attualmente c'è una viabilità semaforica per limitare appunto la portata, scusate, del ponte e non interrompere del tutto la viabilità, anche perché è un collegamento per noi indispensabile con la provincia di Modena.
Inizialmente sembrava una lavorazione di un certo tipo, abbiamo già messo a bilancio, oltre che la progettazione, circa 80.000 euro. L'intervento si rivela attorno, per fare un intervento risolutivo come piace fare a noi, attorno invece a 450.000 euro. Dei 450.000 ci serve anche la parte relativa della provincia di Modena, ma quando si candida un progetto lo si fa per la sua interezza. Ecco, quindi questo è fatto in collaborazione con la provincia di Modena, la provincia come di progettualità Modena. Riguarda... La progettualità La progettualità è del comune di Bondeno, ecco. Perché la provincia di Bondeno ha ritenuto che avessimo una serie di progettisti affermati che potessero dire la loro in materia, e così sì, abbiamo fatto. È anche importante l'aspetto progettuale delle cose, perché bisogna avere dei progetti fatti e magari non tutti i comuni sono in grado di avere un ufficio tecnico in grado di... Sì. Il nostro ufficio tecnico seguirà i lavori, ovviamente la progettazione di una ristrutturazione di un ponte viene assegnato a un ufficio di competenza esterno, a cui si dà appunto un pacchetto completo che compete sia l'analisi attuale del ponte che il progetto per il ripristino. E ribadisco, essendo un collegamento di forte utilizzo e impatto per il territorio, è sicuramente prioritario. Come ultimo ponte abbiamo messo anche quello di Zerbinate sul canale di Fossalta per 250.000 euro. Anche questo è un collegamento importante che connette la frazione di Zerbinate con la provincia di Mantova. Cioè, abbiamo cercato di prediligere quelli che sono i collegamenti più importanti che uniscono il territorio anche con i territori limitrofi. Questo è stato un po' il live motive che ci ha portati a questa selezione. Avremo decine di altri ponti da candidare. Ma qualcuno ha percorsi, questi non avrebbero percorsi alternativi e quindi hanno avuto per noi la priorità nella candidatura. Prima di venire a un altro ponte e stabilire anche un po' un discorso della ricostruzione post-sisma, ti chiedo, dal punto di vista della coprogettazione con i comuni territoriali dell'Alto Ferrarese, i famosi 5 comuni dell'Alto Ferrarese, avete delle iniziative, delle cose che state guardando? Abbiamo già parlato anche con altri amministratori delle ciclabili, di tutti i percorsi delle ciclabili che portano praticamente da Bologna, dovrebbero arrivare a congiungersi con il Po, ma anche per quello che riguarda Bondeno, da Mirandola arrivare anche a congiungersi, insomma, in sostanza una rete di ciclabili piuttosto... Ecco, è proprio il caso di parlare di rete in questo caso, perché proprio diventa... Assolutamente, noi abbiamo un contatto settimanale con tutti i sindaci dell'Alto Ferrarese. Un argomento che ci sta toccando molto da vicino ultimamente è il discorso legato ai rifiuti, ma per tornare a capofitto... Ci arriviamo! Noi abbiamo in progetto appunto una ciclabile che nel nostro tratto correrebbe sull'arginatura del canale del Cavo Napoleonico e andrebbe ad unire tutto il bolognese passando appunto per Terre del Reno, Poggio Renatico fino a collegarsi con Cento e Pieve di Cento, alle nostre ciclabili già esistenti, sia della Burana, che è quella ciclabile che collega in maniera molto 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 suggestiva Mera Alberata, Bondeno, passando per Viera Menarda, Ferrara, fino ad arrivare al castello Estense, e anche con la Destra Po, un percorso fondamentale che è 121 km, 123 km, secondo dove si fa arrivare l'arrivo, e che poi un asse importante che poi attraverso il Mantovano connette sulle altre arterie principali, che sono le arterie principali d'Europa. Ecco, oltretutto questo farebbe diventare Stellata un po' l'attracco fluviale anche del bolognese e del modenese. Quindi Stellata diventerebbe un punto di intermodalità importante in cui magari lasciare la bicicletta oppure caricare direttamente sul grande fiume, su cui si stanno facendo anche lì tramite ALPO interventi molto, molto importanti per riportare le persone a vivere questo grandissimo fiume, come si fa abitualmente ormai da anni nel centro Europa. Mi viene in mente il Danubio o la Loira, per citarne solo due, ma magari noi che ci abitiamo non diamo valore più di tanto a questa risorsa, ma vi assicuro che i turisti sono tanti, soprattutto stranieri che ogni anno affollano la Destra Po,
sanno apprezzare forse anche più di noi l'eccellenza e tutto l'indotto che può portare questo tipo di arterie. Il progetto è già stato in avanzato stato d'affidamento, nel senso che c'è già un'agenzia esterna che in maniera partenariata da tutti i comuni dell'Alto Ferrarese sta appunto realizzando una progettazione per poi arrivare alla ricerca dei fondi per la realizzazione effettiva di questa importante opera. So che in questo senso avete anche già stretto un po' di accordi anche con, diciamo, l'altra parte, quindi con l'asse Veneto-Mantova, o comunque siete entrati come comune in un'associazione, adesso non so se sto usando il termine giusto, ma comunque state lavorando anche da Sì, questo punto di vista. questo esatto. Lì saremo già collegati tramite il Po. Abbiamo fatto un accordo firmato da comuni che sono a noi limitrofi del Veneto e della Lombardia. Lì c'è un consorzio operativo da anni molto dell'Oltrepo Mantovano, operativo già da molti anni, che farebbe un po' da project manager in questo senso, e appena uscirà. E sappiamo che dovrà uscire un bando proprio che valorizzi quello che è l'asse del grande fiume, il Po, per eccellenza il grande fiume italiano. Non ci troverà impreparati, ma appunto faremo un progetto. Per il nostro caso sarà la realizzazione di un tracco fluviale nella frazione di Stellata, appunto funzionale anche all'altro progetto. Quindi cerchiamo di avere una visione assolutamente ampia e alta, in modo da poter mettere a sistema veramente, non solo in senso figurativo, quelle che sono le opportunità che ci dà questo tipo di finanziamento, che è il PNRR. Restiamo sull'acqua perché dobbiamo parlare di un altro ponte importante che per la città di Mondeno è fondamentale, che è il Ponte Rana. A che Sì, punto Ponte siamo? Qui stiamo Rana. parlando di Allora, ricostruzione post-sisma, se vogliamo usare questo termine. assolutamente. Noi abbiamo ritardato di circa 6 mesi l'accantieramento, perché c'era la speculazione sulle materie prime e diciamo, al momento in cui la ditta ha vinto il bando, già in quel momento una prima valutazione dei costi portava un surplus rispetto a quello messo a bando di circa 800.000 euro. È una cifra assolutamente non affrontabile per noi. Cioè, Ci è fatto parliamo molto bene 800.000 euro in più? in più di materie prime. Ecco. Per cui, temporeggiando un attimo, parlando con più fornitori, insomma, la ditta è arrivata a contenere questo aumento, mi sembra attorno ai 160-180 mila, compresi di IVA, in più, che rimane comunque nell'ambito del ribasso e quindi assolutamente affrontabile. Abbiamo fatto un brainstorming giusto la settimana scorsa anche con i progettisti per capire un attimo la timeline dei lavori. Il ferro è già stato ordinato, tutta la parte, diciamo, acciaio è già ordinata e verrà consegnata in loco nel mese di agosto. Quindi questo è già un punto fermo che per me era fondamentale per poi programmare a ritroso tutta la programmazione del ponte, in modo da rendere, l'ho detto in tutte le salse, veramente trasparente e chiara per tutti i cittadini nelle varie fasi, anche quando loro sembra che magari ci sia uno stop, in realtà non è uno stop, ma è un tempo necessario per la fermentazione del cemento prima di procedere alle fasi successive. Anche Adesso siamo perché, nella fase. quella è una zona particolare dal punto di vista della tenuta, quindi non è una cosa semplice, insomma. Non a caso abbiamo realizzato un secondo ponte in zona Borgo Scala, che era stato concepito inizialmente come ponte parallelo a questo, temporaneo, come Bailey. Abbiamo deciso di aggiungerci quei soldi in più che sono provenuti dalla vendita del fondo San Luca, proprio per invece realizzare un ponte definitivo che già ad oggi sta dando ottimi frutti. Abbiamo visto, siamo accorti quando c'è quel ponte, la mattina la viabilità accessoria per quello che concerne il raggiungimento, ad esempio, delle scuole, che sono tutte nel quartiere ovest, ha praticamente eliminato tutte le file. Diciamo che comunque la viabilità prevista anche durante l'accantieramento del Ponte Rana di fatto riporta tutto il traffico in quell'angolo lì attorno all'acquedotto, quindi di fatto questo deve andare anche incontro a quelle che sono le esigenze delle tante aziende che sono lì proprio a ridosso del Ponte Rana, e a cui insomma riserveremo anche un parcheggio proprio per far sì che non si perda un certo tipo di clientela. Dicevo, appunto, Sì. il brainstorming della settimana scorsa ha fatto sì che, andando a ritroso d'agosto, l'unica problematica che era rimasta era appunto quella dei permessi da parte dei vari operatori,
intendo dell'acqua, del gas, delle reti e della luce, che sono attualmente posizionate sotto al vecchio ponte Rana. Era necessario, insomma, fare dei lavori di spostamento di queste utenze per non interrompere i servizi alle aziende e soprattutto alla cittadinanza del quartiere del Sole. Ecco, abbiamo avuto finalmente la settimana scorsa l'ultima risposta dell'operatore telefonico che lì aveva la fibra, quindi hanno già calendarizzato tutti i lavori preventivi. Una volta che questi lavori saranno ultimati, si potrà procedere allo smantellamento del ponte Rana per poter poi iniziare con la realizzazione delle due spalle e successivamente con la posa, appunto, di tutto il materiale in acciaio, che ribadisco arriverà nel mese di agosto, già prenotato, già opzionato dalla ditta appaltatrice. Ecco, quindi intanto una cosa importante, perché sai, poi arriva sempre il discorso del blocco del traffico. Allora, la passerella resterà operativa, dico bene? Sì, in ogni caso, non solo la passerella, anche tutta la ciclabile rimarrà operativa al 100%, verrà eliminato temporaneamente il semaforo, sì, che avrà solo una funzione di stop quando ci sarà attraversamento ciclopedonale della passerella, altrimenti la viabilità sarà continua. Ecco, poi le tempistiche, cioè per quanto tempo effettivamente, diciamo così, i veicoli non potranno transitare da quella parte lì? Avete già un'idea delle tempistiche, usiamo questo termine? Se non ci sono imprevisti, all'inizio del prossimo anno potremo già avere il nuovo ponte Rana funzionante, perché comunque neanche una volta stesi diciamo le parti in acciaio del ponte, c'è tutta la realizzazione della parte di asfalti e anche del riposizionamento di tutte le sottutenze che verranno temporaneamente spostate. Quindi presumibilmente la tempistica è questa. La ditta che ha vinto è una ditta che dà forti rassicurazioni per quanto concerne la sicurezza della tempistica, ma soprattutto sulla serietà, direi, anche l'esperienza maturata sul campo per quanto concerne appunto la realizzazione di ponti. Per loro questo è un ponte base, ecco, visto i lavori che sono... Speriamo che, ecco, voglio dire, dal punto di vista della percorrenza. Andiamo avanti con la ricostruzione post-sisma. Posso Lorenzo? Comunque, sì, certo. Appunto è questo, che noi comunque faremo degli incontri, prima con la sezione di categoria, poi anche con le aziende che sono lì limitrofe a Ponte Rana e soprattutto anche con la cittadinanza, per spiegare quali sono tutte le timeline di questo ponte. Faremo una appendice apposita nel nostro sito in cui sarà possibile capire a che punto è la realizzazione, per non lasciare mai adito a dubbi o incertezze per quanto riguarda appunto la realizzazione di questa importante opera che, se mi ribadisco, è vitale per il nostro territorio. Sì. Grazie, Lorenzo. Tu vedo tu i capelli ce li hai, io ce li ho bianchi ormai, ma insomma è un po' di tempo che se ne parla del ponte della Rana, per cui assolutamente è una cosa vitale per Bondeno, ma non solo, perché poi c'è del flusso anche verso tutta la parte, diciamo così, Gavello, Scortichino e quindi Modena e tutta quella zona lì. Andiamo avanti con la ricostruzione post-sisma, quindi altre opere che avete in cantiere? Oltre a Ponte Rana, che abbiamo appena disquisito, c'è la pista ciclabile di via Rolando Malaguti, accanto alla circolazione ovest, che è un nuovo chilometro di ciclabile che sarà completamente alberato, è un intervento da circa 320.000 euro. C'è il secondo e ultimo stralcio del cimitero di Bondeno, anche questo è tardato per lo stesso motivo dello slittamento del ponte Rana, c'è la difficoltà di reperire le materie prime, in questo caso anche le impalcature, perché comunque c'è un parcheggio molto importante. È un cantiere da 1.600.000 euro, già assegnato, e poi c'è il Palazzo Municipale, che abbiamo tenuto appunto per ultimo, perché ci sembrava doveroso dare la precedenza a quello che fosse la ricostruzione privata o anche le altre opere. È stata conclusa da poco la progettazione definitiva, siamo in attesa del via libera della Regione, è un intervento da 1 milione di euro, metà proveniente appunto dalla Regione, quindi per il sisma, e invece dalla metà con un mutuo effettuato dall'ente, perché ne approfittiamo, insomma, per mettere mano anche all'aspetto energetico che non è ricompreso nella ricostruzione e agli impianti sia termici che elettrici. L'obiettivo è quello di... Prego. Se no, dimmi. L'obiettivo è quello, insomma, l'ultima ristrutturazione è stata fatta all'inizio degli anni
90, avevano tralasciato tutta la parte impiantistica. Questa è proprio l'occasione per mettere mano definitivamente a quello che è la casa di tutti i cittadini. Questo comporterà un temporaneo spostamento degli uffici? Il comune ha necessità di essere completamente svuotato, anche perché si deve intervenire su tutti i solai, e manterremo in centro l'URP, che verrà trasferito nell'attuale Pinacoteca Civica, che è proprio limitrofa al municipio. La restante parte degli uffici verrà trasferita nelle vecchie scuole elementari di Bondino Capoluogo, comunque rimangono in centro. Il tempo necessario per appunto fare i lavori. L'importante sarà l'intervento invece a Villa Borselli. Non è un cantiere del Comune di Bondino, ma è un cantiere di ASL Ferrara per circa 8 milioni e mezzo di euro. Si è conclusa da poco la gara per l'assegnazione dell'appalto, siamo nella fase in cui verranno aperte le buste e quindi analizzate tutte le offerte. Siamo davvero vicini all'inizio dei lavori, alla consegna di un osco e di un hospice, che saranno unici per tutto l'Alto Ferrarese. È previsto un ampliamento della CRA e soprattutto tanti ambulatori da casa della salute, perché il nostro obiettivo è che questo non rimanga assolutamente un contenitore bellissimo ma vuoto, ma il nostro obiettivo è quello di far tornare a rivivere quell'importante, che non è, io dico edificio, ma è un qualcosa di più, magari mettendoci anche delle specialistiche con le quali stiamo dialogando già ora con l'ASA, e tutta questa operazione sarà fatta in assoluta trasparenza e collaborazione anche con l'opposizione, che intendo assolutamente coinvolgere, come ho già dichiarato in consiglio comunale, perché io non credo che la salute debba avere un colore, anzi deve essere portata avanti con l'impegno di tutti. E poi c'è È importante, ecco, su questa cosa, poi sai, il cuore va bene, sai, c'è sempre l'aspetto pronto soccorso, primo intervento è possibile, pronto soccorso è benissimo, che in assenza di operatori rispetto appunto di questo... Mettiamoci il cuore in pace, come si dice. Assolutamente. La progettazione, purtroppo anche le varie leggi dello Stato che sono succedute negli anni passati, hanno portato, forse anche col senno di poi, in maniera non proficua, visto anche come è stata gestita la fase emergenziale dell'epidemia, che si magari invece di avere un unico centro importante ci fossero stati, come erano fino a 30 anni fa, vivi gli ospedali di periferia, probabilmente si sarebbe riusciti a non accumulare questo importante ritardo anche in quello che è tutto l'apparato delle visite ordinarie e anche degli interventi, che sono stati rimandati spesso anche di oltre un anno. Certo. Se posso, sempre sul discorso, perché ancora non ci sono notizie specifiche in merito, una delle cose importanti, perché era una specialità presente a Bondeno, poi per necessità sismica e non altro è stata praticamente trasferita a Cento, che è quella della parte della riabilitazione, è previsto il ritorno anche della riabilitazione. Sì, quindi il recupero della famosa palestrina. Sì, non solo, verrà anche ampliato, io ho fatto alcune proposte già quando c'era anche la vecchia direzione, però ribadisco, la necessità della popolazione cambia anche in base a quella che è l'evoluzione della popolazione stessa, non solo di Bondino, ma ripeto, di tutto l'Alto Ferrarese. Quindi quello a cui si era pensato magari 10 anni fa necessita di una revisione in base a quello che sono le nuove esigenze che ha questo territorio. E questo noi cercheremo di anticiparlo, proprio per dare un servizio effettivo, concreto ed efficiente per tutti i nostri concittadini. Ecco, l'altra cosa che ti chiedo, visto che abbiamo parlato di Bondeno Centro, Bondeno Capoluogo, ci sono altri interventi che riguardano, diciamo, la parte delle frazioni, che riguardano il discorso sisma, gli interventi sisma? Con sisma c'è il secondo e ultimo stralcio del recupero della rocca possente di Stellata, direi. L'altro parcheggio invece che stiamo recuperando, dove c'era la vecchia palestra di via Manzoni, quello è sempre in centro, ma riguarda comunque il recupero post-sisma. Quindi c'è l'ultima rocca possente che quindi tornerà, diciamo, a diventare, a essere quel contenitore attivo, ecco, e anche molto richiesto e ricercato nel nostro territorio. Ad oggi stiamo utilizzando il parco limitrofo per... Speriamo quest'anno di tornare a grandi eventi, ce lo auguriamo, stiamo lavorando in questa direzione,
Però diciamo, Rocca è comunque anche un contenitore che merita di essere vissuto al 100%, è chiuso ormai dal 2012, non vediamo l'ora di restituirlo non solo ai turisti ma anche ai cittadini di Stellate di tutto il territorio di Bondeno. Ecco, so che state mettendo mano anche a quelle che sono, a parte la moda del momento, il discorso delle politiche green. Sì, come dicevo, diamo molta importanza a quello che è tutto il comparto delle piste ciclabili del nostro territorio, che già ad oggi, diciamo la verità, è molto molto ampio, e abbiamo confermato l'ultimazione di quello che è il ring di Borgo Scala per 260.000 euro, di cui il 70% sono risorse del Comune di Bondeno, e invece il 30% sono provenienti da un circuito che si chiama Bike to Work, che va appunto a incentivare quelle che sono le ciclabili che sono utili per portare la gente a utilizzare invece che l'auto mezzi più ecocompatibili. So che abbiamo acquistato infatti era la domanda che ti stavo facendo, so che è arrivato un mezzo elettrico. No, abbiamo ordinato, deve arrivare, è un piccolo gesto, è totalmente finanziato per tre quarti diciamo dalla regione, visto le ordinanze che abbiamo fatto per contenere la CO2 sia all'inizio che nel secondo semestre dello scorso anno. Abbiamo acquistato una 500 totalmente elettrica che sarà a disposizione di tutti i dipendenti per raggiungere le varie riunioni e sopralluoghi ad oggi utilizzate con auto a combustibile e motore termico. Quindi abbiamo acquistato 12 biciclette a pedalata assistita. Ci sarà un ampliamento di quello che riguarda le stazioni di ricarica in questo? O rimangono quelle che ci sono adesso? Allora, io come comune non interverremo in questo momento sulle stazioni di ricarica perché è un prettamente destinato dagli investimenti di aziende private. E ad oggi, ribadisco, sul territorio c'è un utilizzo veramente scarno di queste colonnine già installate. Ad oggi non si ravvede questa necessità. Abbiamo invece acquistato 12 biciclette pedalata assistita che verranno posizionate presso i giardini di Cioppa a disposizione di chiunque, proprio per vivere il nostro territorio, magari muoversi dal nostro territorio anche verso Ferrara, verso Stellata, anche per quelle persone magari un po' più pigre o che non se la sono sentita fino ad oggi ad arrivare con la bicicletta classica. Abbiamo previsto già dalla primavera, sì, 40.000 euro circa di asfaltature lungo tutta la destra Po, soprattutto nei tratti critici da Gamberone a Stellata, per farci trovare pronti per il ritorno appunto dei turisti che fanno la destra Po. E stiamo facendo un'opera di piantumazione molto importante, fra l'altro siamo arrivati primi per quanto concerne la provincia di Ferrara con il progetto Mettiamo le radici per il futuro, siamo arrivati a oltre 5.000 nuovi alberi piantumati. Questo per noi è un grandissimo risultato, motivo di grande orgoglio anche per le generazioni che verranno. Parliamo di opere strategiche? Come vuoi tu, Lorenzo. Ah no, dimmi te, se vivi qualcos'altro, ecco. No, opere strategiche, abbiamo confermato la realizzazione di un progetto che abbiamo precedentemente testato con i cittadini, che è un progetto riguardante l'area antistante al Duomo di Bondeno. È l'unico Duomo ad oggi in provincia in cui si parcheggia attualmente le auto davanti e che diciamo non ha proprio una visuale splendida all'uscita. Noi credevamo che quest'area avesse bisogno e si meritasse un intervento non solo di maquillage, ma che fosse anche funzionale. Abbiamo previsto un intervento anche con piantumazione di alberi per la realizzazione anche di posteggi auto in un'area che ad oggi è preclusa, e un 70% di questi 264.000 euro vengono da fondi della legge regionale 41, quella per la valorizzazione delle aree appunto commerciali, e un 30% invece di risorse comunali. Ribadisco, un più verde previsto, più parcheggi e una viabilità migliorata che diano anche più valore al nostro splendido Duomo. E poi finalmente, sempre nell'ordine di ripristino di quelli che sono i giardini della nostra memoria, dei nostri ricordi, abbiamo previsto un maquillage completo dei giardini di Cioc di fronte all'ex scuola elementare. Sono tre giardini insieme a quelli di Via Pironi più vissuti dai nostri bimbi, dalle famiglie nel periodo estivo. E ci sembrava giunto il momento di fare un intervento importante su quelli che sono il verde, i vialetti,
le giostre e anche la famosa fontana che ha al suo centro, che veramente ormai è sbriciolata. Credo che un giardino così bello meriti di tornare a quelli che erano le idee di chi l'ha progettato quando è stato progettato tutto quel quartiere. E con circa 250.000 euro cercheremo di portare questi giardini alla bellezza originaria. Questo poi va anche a inserirsi, perché stiamo parlando comunque di zone molto vicine, con l'altra parte, diciamo così, della biblioteca e di quelli che sono il collegamento con Via Pironi, in questo senso. Sì, noi lì abbiamo presentato, fra l'altro, un altro bando che unisce la Casa della Musica con Spazio 29 e la biblioteca per trasformare in un vero e proprio quartiere della cultura a spazio di giovane e di bimbo, recuperando quello che è il secondo piano della Casa della Musica. Ad oggi è utilizzato solo il primo piano, ci sembra invece doveroso terminare completamente la struttura per dare anche spazi sempre più richiesti per attività di teatro, di cultura, di corsi di lingue, e soprattutto abbiamo messo mano a quello che è il recupero energetico della struttura di Spazio 29, ad oggi totalmente utilizzata, ma essendo ancora una struttura di vecchia concezione, ha dei costi di mantenimento importanti che vorremmo ridurre all'osso. In più una rifunzionalizzazione di tutto il giardino che unisce queste strutture, proprio per poter vivere 365 giorni all'anno. Ecco, in questo senso rientra anche una forma di slancio da parte dell'ente nei confronti, diciamo così, di quella che è, speriamo di poter parlare di ripresa post pandemia, quindi con la rivitalizzazione del centro, anche con tutto quello che ci sta attorno, sia per le parti, diciamo così, per le imprese commerciali e comunque presenti sia nel centro di Mondeno che nel territorio circostante. Ti chiedevo, dimmi. No, abbiamo messo in tutto il tessuto produttivo oltre 250.000 euro. Abbiamo fatto la bolletta zero nel primo trimestre 2021, azzerando la tariffa per tutte le attività che a causa del Covid hanno dovuto chiudere, con oltre 50.000 euro di sgravi fiscali. Abbiamo messo 106.000 euro per la riduzione della tariffa proprio per le utenze non domestiche, che hanno avuto accesso alle imprese che nel 2020 avevano subito un calo di fatturato pari almeno al 10%, e poi da ultimo stiamo concludendo in questi giorni il bando vetrine e microimprese artigiane per 96.000 euro, proprio per aiutare direttamente e concretamente sia chi ha i locali con una vetrina sul territorio, sia le microimprese artigiane del territorio, con un contributo standard medio da 825 euro che sale fino a quasi 4.000 euro se c'è una nuova azienda, piuttosto che un recupero di edificio, piuttosto che un'assunzione di nuove risorse in azienda. Questo è un piccolo, gesto. Ecco, sì. Per le casse del Comune di Mondena è una cifra enorme. Tempi si dice che Draghi aveva il bazooka. Era questa la domanda. Questi sono fondi dell'ente, ente comune? Sono fondi legati alla pandemia, che abbiamo saputo utilizzare. Abbiamo avuto anche il coraggio di utilizzare, abbiamo fatto diverse richieste anche ai ministeri sulla possibilità o meno di farlo. Diciamo che noi restituiremo allo Stato praticamente 0 euro, e questo mi rende molto felice, perché credo che quando si riesce a lasciare sul territorio risorse che diano una mano anche a un ritorno alla normalità sia molto molto importante, e crediamo veramente di esserci riusciti. Questo per noi è motivo di grande, grande soddisfazione. Bene. Cambiamo discorso, ma l'hai accennato tu un attimo fa, il ragionamento sulla promozione del territorio. C'è questa novità di questo delle quattro stagioni. Lo slogan è quattro stagioni, infinite emozioni. Esatto. Ecco. Sì, è un modo di fare marketing, sai che oggi è molto importante legare il proprio territorio a un'immagine che sia facile da capire per tutti.
È un modo per riuscire a ripensare non solo per chi abita nel territorio, ma anche chi vogliamo attirare per farlo passare almeno una giornata sul nostro bondino e frazioni, ed è un modo per raccontare meglio quelli che sono i nostri eventi tradizionali, legati però a un modo un po' nuovo di vivere il territorio, un po' più green, un po' più legato alla bicicletta, spiegando un po' meglio rispetto al passato con quelle che sono le comunicazioni a disposizione oggi degli enti, e poter rendere ancora più attrattivo Bondino e le sue frazioni. Ecco, qui vedo è un investimento importante, soprattutto in termini culturali, perché numeri di questo genere sono anni che non se ne vedono. 112.800 euro prevede questa iniziativa, sì, questa serie, sì, di iniziative. Sì, ecco, hai detto benissimo, è una serie di iniziative perché vogliamo tornare, fra virgolette, a una normalità. Noi abbiamo sempre avuto una programmazione importante a partire dalla primavera fino appunto al Natale, e ci sembra doveroso ripartire appunto con tutte quelle iniziative che da sempre animano non solo il centro storico di Bondino Capoluogo, ma continuare ad aiutare anche quelli che sono i volontari delle fiere frazionali, che, ribadisco, ci mettono l'anima e il cuore per fare delle fiere di assoluto rispetto, che sanno ancora attrarre tante persone, non solo della frazione, ma anche dai paesi limitrofi. Mai come questo momento vogliamo essere vicini anche a tutto questo meraviglioso mondo. Ricordo che a Bondino ci sono quasi 130 associazioni che a vario titolo operano e che meritano attenzione, perché senza di loro tante di quelle cose che ci rendono orgogliosi e che portano tante persone a visitarci non sarebbero possibili. Quindi l'ente deve fare assolutamente la propria parte per garantire a loro un minimo di sostegno, proprio dico minimo perché meriterebbero molti, molto, molto, molto di più. Ecco, quindi diciamo, mi stai già un po' rispondendo alla domanda che ti volevo fare, quindi diciamo queste somme sono a disposizione di quelle iniziative che più o meno nel territorio sono già presenti e quindi vanno ad incentivare, o c'è anche qualche novità? No, ad oggi abbiamo programmato quelle che sono le iniziative classiche, perché già oggi, visto il post pandemia, riuscire a riprendere la programmazione ordinaria sarebbe veramente una cosa importante e fondamentale. Dammi un'idea, dacci un'idea di quali sono le iniziative. Sicuramente non tutte, ovviamente, perché immagino che saranno si partirà sicuramente dall'Aprile Capuziano per riportare la grande musica tradizionale alla Sala 2000. In parte saranno recuperati tutti i concerti che erano previsti nel periodo di Natale, ovviamente non in chiave natalizia, ma in chiave primaverile. Si ritornerà a rivivere l'aria aperta con la sfilata di moda, che tu conosci molto bene, visto che è più web che ne curerà totalmente l'estetica, la conduzione, il legame con le aziende del territorio che vorranno esibire i propri prodotti. Aggiungo non solo le aziende, ma anche le associazioni, perché diamo sempre spazio anche alle associazioni, spazio, va detto, gratuito, nel senso, ecco, che è giusto che ritorni sulla strada. Ecco. E poi c'è insomma, la fiera di giugno, ecco, negli ultimi anni era in forma ridotta, ritorneranno, speriamo, stiamo parlando in questi giorni, le fiere frazionali Ospitale, fra l'altro ricorre anche un importante centenario del campanile, e contemporanea alla fiera di Scortichino. Poi ci sarà sicuramente un ritorno dell'Abundance Healthy Festival, e per poi arrivare... In quale location? Quella degli ultimi anni o quella storica? No, si ritorna alla location storica. Cioè che è il parco. Sì, ribadisco, come ho detto inizialmente, auspico un ritorno totale alla normalità. Credo che mai come oggi la parola normalità acquisisca un connotato di positivismo, positività e di incentivo proprio per recuperare le belle abitudini.
L'anno scorso, l'anno scorso ci hai stupito con effetti speciali, con un concerto, vabbè, doveva essere programmato da un'altra parte, poi è stato fatto in centro. C'è qualche altra iniziativa di questo tipo? Stiamo dialogando, siamo tre comuni che hanno partecipato l'anno scorso, stiamo cercando di capire la regione quanto ha intenzione di esporsi, perché se non ci fosse un'esposizione importante della regione sarebbe impossibile ripetere la bellissima esperienza dello scorso anno, in cui comunque come il Bondeno aveva aggiunto importanti risorse, circa, se non vado errato, 20.000 euro. 20.000 euro che ad oggi sono ritornano ad essere destinati alle iniziative ordinarie. Bene, ti devo fare l'ultima considerazione, l'hai accennato tu prima mentre parlavi, parliamo di raccolta differenziata, raccolta rifiuti, ahimè argomento che ha bisogno, come si dice, del digestivo per essere mandato giù, però insomma... Diciamo, come hanno già anticipato gli altri sindaci dell'Alto Ferrarese che sull'argomento hanno come me un po' il dente avvelenato, io cerco di avere un colloquio assolutamente costruttivo con l'azienda Clara, che insomma è la nostra azienda, stiamo cercando come sindaci tutti, indipendentemente dal colore politico, di far comprendere che abbiamo necessità di avere più dialogo e bisogna che l'azienda ci ascolti un po' di più. Diciamo che come Alto Ferrarese, come hanno detto anche i miei colleghi, in questi anni ci siamo sentiti un po' penalizzati in quelle che sono le tariffe e la raccolta. Ad oggi stiamo dialogando per conferire all'azienda la possibilità di avere un affidamento di 15 anni che permette all'azienda di rientrare dei debiti, degli investimenti, di essere appetibile, volendo anche sul mercato da altre aziende. Quello che non aiuta ad oggi è l'ingessatura che ha l'azienda con il fatto che non ha né propri punti in cui confluire i rifiuti, ma in base anche al proprio fatturato che torna a 50 milioni di euro, ha oltre 400 dipendenti. Se io guardo alle aziende che sono attorno a noi, che hanno fatturati simili, hanno la metà dei dipendenti, oppure aziende che hanno questi dipendenti hanno circa 10 volte il fatturato, pur avendo anche però altre tipologie di business, quale appunto il gas. C'è da fare un discorso importante, perché l'obiettivo è di salvaguardare sicuramente quello che è il comparto occupazionale, le famiglie che ci sono dietro, ma come sindaci abbiamo anche proprio il dovere di salvaguardare le oltre 200.000 famiglie, insomma, che ci sono sul territorio e che chiedono un ottimo, buono almeno servizio, però al giusto prezzo. Ad oggi, secondo me, questo giusto prezzo non c'è. La voce che stiamo alzando in questi mesi vuole chiedere a tutte le cose che ci sia una uniformità sia per quanto concerne il servizio che per quanto concerne le tariffe. C'è troppa disparità tra i vari comuni, e ad oggi quando si chiede anche il perché o per come ci dicono: sai, manca ancora un controllo di gestione. Io questo controllo di gestione lo pretendo, ma come lo pretendo io lo pretendono anche gli altri sindaci, perché se io devo decidere dove operare devo capire anche i numeri, perché sembra per qualcuno dei miei colleghi si è anche un po' stupito del fatto che noi guardassimo i numeri, ma al di là di quello che può essere il diciamo giusto, che sarebbe quasi il vostro compito. Esatto. Ma comunque diciamo che ultimamente c'è una consapevolezza maggiore anche di chi ha sempre in precedenza, ormai questi sindaci non ci sono neanche più, alzato a prescindere, dando una fiducia totale, che fiducia che, diciamo la verità, per noi come che eravamo abituati a una CMV dove comunque c'era un controllo di gestione, c'era un controllo dei costi e sapevi sempre il perché per come si arrivava a certe cifre, oggi questo non ci ha fatto sapere. E quindi quello che chiediamo è, insomma, accelerare su questo tipo di processo di integrazione, di miglioramento, di controllo veramente matematico dell'azienda. Io ho molta fiducia, lo dico, nel direttore che ormai è lì da 2 anni, credo che stia facendo un ottimo lavoro, bisogna continuare a lasciarlo lavorare. Come sindaci tutti, lo ribadisco, accompagneremo a quello che è stato, che è il piano aziendale presentato dall'azienda, che verrà consegnato ad ARERA, che è appunto l'ente
che sovraintende alle tariffe e che dice se l'azienda può o meno avere un affidamento in house, degli appunti, perché oltre a essere azionisti, ovviamente come comuni di questa società pubblica che è Clara, siamo anche consiglieri in ARERA, quindi non possiamo con la mano sinistra non sapere quello che fa la mano destra, e quindi crediamo doveroso accompagnare il piano dell'azienda con considerazioni che vengono dalla conoscenza certa del nostro territorio e dei nostri cittadini. Quindi il piano di, diciamo così, di, il piano aziendale è già stato discusso, ne avete già parlato, so che avevate chiesto un po' di chiarimenti, ecco, su questo. Sì, è stato prodotto dall'azienda, è un piano che secondo noi può avere miglioramenti. Quello che abbiamo fatto come sindaci è suggerire quelli che sono per noi le migliori da fare per rientrare prima, diciamo, dei debiti, per avere più possibilità poi di fare investimenti che vadano nell'ottica di miglioramento sia delle tariffe ma anche del servizio che viene reso ai cittadini, e assicurare all'azienda un futuro che, dico la verità, ad oggi, se io dovessi giudicarmi su quello che è stato il piano presentato all'allora sindaci dell'Alto Ferrarese che avevano CMV prima dell'unione con il mondo di area, diciamo che delle promesse fatte non è stata mantenuta neanche una. Quindi soprattutto per i sindaci che ci sono ancora, avere un po' di diffidenza costruttiva che vada appunto nell'ottica di avere più nero su bianco rispetto ad allora quelle che sono le direzioni in cui si vuole dare l'azienda, ma azioni certe e non poi vedremo, poi aggiusteremo, eccetera. I sindaci, diciamo, non hanno più fiducia di questo poi vedremo, poi faremo. Cioè avete bisogno di una roadmap piuttosto definita, insomma. Assolutamente sì. La pretendiamo e lo facciamo in maniera costruttiva, proprio in maniera congiunta, affiancando a quello che è il piano presentato dall'azienda, un piano importante, quelle che sono le nostre considerazioni, che sono comunque considerazioni che siamo certi lo stesso ARERA avrebbe proposto a Clara. Quindi ci sembrava il caso, per non dimostrarci totalmente inconsapevoli di quello che stiamo approvando, anticipare la cosa proprio per dare un input positivo e costruttivo e di fiducia all'azienda. Bene. Io, se non hai delle chicche dell'ultimo minuto, come spesso ci hai abituato ad avere, io ti ringrazio e ovviamente poi avremo magari modo di fare altre chiacchierate come questa su altri argomenti o sul punto della situazione ogni tanto. E poi, ecco, insomma, buon lavoro. Grazie altrettanto a te, Lorenzo. Grazie.